Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, mi raccomando sfamate le necessità dell'algoritmo di YouTube, così aiutate questo canale a crescere e a diventare grande. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un documentario uscito al cinema l'anno scorso nel 2022 e da poco disponibile su Amazon Prime Video. Il documentario si intitola La timidezza delle chiome e i protagonisti sono Benjamin e Joshua, due fratelli gemelli con una disabilità intellettiva, ed è diretto da una regista della quale secondo me in futuro sentiremo molto parlare, che si chiama Valentina Bertani. E vai con la sigla! Camera and motherfucker! Quando si cresce, quando si passa dall'adolescenza all'età adulta, la diversità, l'unicità, trovare il modo di distinguersi dalla massa di cui volente o nolente fai parte, diventa da una parte la necessità di formare una propria e unica personalità, dall'altra è anche un modo per farsi notare, per dire al mondo: ragazzi, io sono qui e guardatemi. Questo tipo di diversità ognuno di noi può sceglierla liberamente. Per esempio, ai miei tempi c'erano i metallari, i panchettoni, i paninari, e poi siamo passati agli emo, oggi parliamo di millennials, di generazione Z. E proprio la rete e i social sono diventati un palcoscenico dove amplificare questa necessità che risponde al credo di mi dovete guardare perché sono diverso. E tutto questo fa parte di una naturale, oggi forse un po' esasperata, ma comunque naturale, ricerca di un proprio self, cioè di una propria personalità, di un proprio posto nel mondo. Ma quando invece ci nasci diverso, quando non lo scegli tu, quando non sei solo diverso perché tutti gli altri si vestono di bianco e tu ti vesti di nero, quando sei diverso da tutti perché hai una disabilità che ti definisce completamente, che cosa te ne fai di quella diversità? Quando tutto il mondo si gira verso di te perché sei diverso, perché hai una faccia diversa da tutti gli altri, perché cammini in modo diverso o muovi gli occhi in modo diverso, quando tutti ti guardano a prescindere che tu lo voglia o no, dove trovi la forza di trovare un tuo percorso e un tuo posto nel mondo? Come fai a farti percepire dal mondo intorno a te oltre la tua disabilità? È quel filosofico contrasto tra l'avere una disabilità e essere una disabilità. Contrasto che nel documentario La timidezza delle chiome prende forma, esplode e diventa una storia sì diversa, ma anche molto umana. La regista Valentina Bertani decide di non costruire un film attorno ai due gemelli Joshua e Benjamin, ma di seguirli appunto con il format del documentario, seguirli nella loro routine normale. Quindi li segue mentre fanno gli esami di maturità o mentre cercano di prendere la patente, li segue nel loro rapporto con i genitori, con gli amici, li segue fantasticare sul sesso. Voglio scopare. E io voglio fare l'amore. Scopare è meglio, fra. Fidati. Fare sogni. Ovviamente tutto questo amplificato dalla loro disabilità. Perché Joshua e Benjamin, sì, sono diversi, ma non per scelta, per destino. Joshua e Benjamin, che tra l'altro sono di religione ebraica, altra nota di diversità, comunque in un paese come il nostro a prevalenza cattolica, hanno però dentro un fuoco particolare e riescono sulla loro disabilità a costruire ulteriori strati di sperimentazione e di ricerca di una personalità propria. Sono eccentrici, sono elettrici, hanno un che di David Bowie o Robert Smith dei Cure. Sono punk e romantici allo stesso tempo, ma soprattutto sono inquieti, perché loro sono cresciuti avendo sempre davanti la loro disabilità, perché essendo gemelli, il volto di Benjamin ricorda a Joshua la sua disabilità e al contrario il volto di Joshua ricorda quotidianamente a Benjamin la sua disabilità. E proprio qui sta il bello di questo documentario, perché la regista Valentina Bertani ha, per fortuna, deciso di non raccontare l'ovvio, cioè
i problemi che questi due gemelli disabili possono avere con il mondo esterno. La regista decide di raccontare i problemi che i due fratelli hanno tra di loro. Il titolo del documentario, La timidezza delle chiome, vuol dire proprio questo. Perché in botanica la timidezza delle chiome è quel fenomeno che descrive la capacità di alcuni alberi di non intrecciare i rami tra di loro per non lasciare appunto l'altro albero in ombra. Perché nell'ombra non si cresce, c'è bisogno della luce e c'è bisogno dello spazio. C'è bisogno soprattutto di prospettiva per prima o poi riuscire a spiccare il volo. I due fratelli caratterialmente sono molto diversi tra loro. Benjamin è un sentimentale, molto legato al fratello ed è anche un po' il più infantile tra i due. Sogna il grande amore, ha fantasie, devo dire, molto delicate sul sesso e tra i due è quello più aperto al mondo esterno. Per esempio, in una scena del documentario lo vediamo andare in campeggio con altri ragazzi disabili e proprio in questa occasione lo vediamo veramente assetato di stare con altre persone e di stare all'aperto, di vivere appunto lo spazio e la luce. Joshua invece è più spigoloso, è sempre agitato, è sempre nervoso, sempre con una sigaretta in mano, è in continua sfida con se stesso. Perché ho 20 anni e voglio andare in piscina. L'abbiamo deciso insieme, Joshua. Io decido con te di farla qua. Non sì, abbiamo farmi. Deciso di farla io qua. Io voglio farla in piscina perché il mio compleanno non decide. Ok? Cinque, eh? Sei. Ok? Joshua, non devi insistere, non mi interessa. Ok? Joshua, ormai non mi interessa. Non è più possibile. Non mi interessa. Tutto è possibile. No. Sì, ma no. Nutre una singolare e abbastanza implicita gelosia nei confronti del fratello per questa sua propensione appunto ad aprirsi al mondo, mentre Joshua è sempre un pochino più riservato. Cornice di questa storia con questi due fratelli protagonisti è la periferia lombarda in piena pandemia. Quindi viviamo il lockdown, viviamo appunto le ansie della pandemia e le prime uscite in una Milano letteralmente deserta. Ognuno di noi in quell'assurdo periodo storico che chiamiamo lockdown o pandemia ha fatto i conti con la propria testa, la propria anima e la propria personalità e in parte ci siamo tutti comportati come una mente alveare. In un modo o nell'altro abbiamo tutti fatto il pane, abbiamo tutti fatto la pizza, abbiamo tutti fatto la classifica dei nostri dischi preferiti, abbiamo tutti visto le stesse serie, gli stessi film. Paradossalmente siamo riusciti ad essere comunque normali e integrati mentre il mondo fuori stava perdendo i suoi contorni. Ma per Benji e Josh il lockdown, lo stare per forza chiusi insieme in casa, è stato un forzato faccia a faccia appunto con la loro disabilità, in un contesto di solitudine però, perché hanno perso la possibilità di confrontarsi con il mondo, di stare con gli amici, hanno perso la possibilità di uscire alla luce. In un mondo deserto nessuno ti guarda più, quindi la tua diversità non esiste più, non perché tu riesca a scrollartela di dosso, ma perché semplicemente nel vuoto tutto perde significato e tu rimani da solo ad affrontare la tua stessa diversità e disabilità. Sei l'unico albero del bosco, quindi fondamentalmente il bosco non esiste, sei solo un albero. E proprio dopo l'ansia e le fatiche del lockdown, Joshua prende una decisione abbastanza sorprendente e inaspettata, cioè decide di arruolarsi nell'esercito israeliano, che ha una sezione proprio dedicata ai ragazzi disabili. Benji, dal canto suo, decide di seguire il fratello in questo campo militare, non perché anche lui senta la necessità di fare questa esperienza, ma perché lui prova ancora una necessità quasi biologica di non allontanarsi troppo dalle chiome del fratello. E alla base militare, paradossalmente, Joshua trova finalmente la sua dimensione, perché nell'esercito la sua diversità, la sua disabilità viene comunque inserita in un contesto di regole e lui trova il suo posto nel mondo. Benji invece non sopporta l'atmosfera della caserma, della base militare, e quindi decide di tornare a casa da solo. E proprio nella scena del saluto tra i due fratelli si sublima tutta l'umanità del documentario di Valentina Bertani. Perché in quel momento i due fratelli capiscono che esiste una vita in cui i loro rami non devono essere per forza intrecciati in un'etichetta che è quella del disabile. E di nuovo la disabilità raccontata in un modo così intimo e così solare rende questo documentario non solo un must-see, ma sinceramente io lo farei vedere anche nelle scuole. La timidezza delle chiome è stato candidato al David Donatello come miglior documentario
e ha da poco vinto il Diversity Media Award 2023 come miglior film italiano che tratta il tema della diversità. La fondazione Diversity dal 2013 è impegnata nel diffondere la cultura dell'inclusione e ogni anno premia film, serie, podcast, programmi radiofonici e televisivi che appunto raccontano la diversità come un valore e non come un handicap. E cosa possiamo dire se non grazie al pubblico, perché i film esistono quando qualcuno li vede, ma non solo li vede, quando qualcuno li sa guardare. Per cui grazie per averci guardati. La disabilità è veramente una super forza. Vuol dire avere dei poteri, perché la disabilità porta alla fiducia, l'affetto e l'amore. Grazie a tutti. Viviamo in un mondo dove temi come la diversità e l'inclusione vengono trattati praticamente tutti i giorni. Che si parli dei diritti della comunità LGBT, o che si parli dei disabili, o che si parli degli immigrati che vengono nel nostro paese in cerca di un po' di pace e un futuro per i loro figli. Ma ho spesso il timore che questa grande quantità di argomentazioni in realtà nasconda una certa povertà di contenuti. Il diverso per definizione è automaticamente in minoranza, ma chi lo ha stabilito che cosa è normale e che cosa è diverso dal normale? È un concetto prevaricatore che personalmente ritengo adattabile ai tempi del Medioevo, di certo non ad una modernità che spinge e che in personaggi come Joshua, Benjamin e Valentina prende grande forza e grande umanità. Ho un figlio, sono genitore e non ho un figlio disabile, ma questo non lo rende più forte, più determinato o meno fragile di Benji e Josh. In lui rivedo le stesse fragilità e inquietudini dei due fratelli protagonista di questo documentario. La grande differenza tra loro e mio figlio Pablo è che Pablo un giorno la propria diversità la potrà scegliere con libertà, o comunque glielo auguro. Benjamin e Joshua sono nati diversi, ma, non mi stancherò mai di dirlo, guidati davvero da una mano talentuosissima che è la mano di Valentina Bertani, ci ricordano la lezione importantissima dello psichiatra Franco Basaglia, e quella lezione diceva e dice tuttora che da vicino nessuno è normale. E adesso un piccolo regalo ai follower della versione di Barley, perché Valentina Bertani, la regista della Timidezza delle Chiome, a modo suo ha voluto partecipare a questo episodio. Attualmente molto impegnata, sta girando il suo nuovo film, quindi non è potuta essere qui fisicamente, ma ci ha mandato i suoi saluti, e quindi vai con le clip. Ciao a tutti, ciao Roberto, sono Valentina Bertani, la regista della Timidezza delle Chiome. Sono molto felice che si parli del mio film nel podcast La Versione di Barley. Ciao Valentina e grazie mille per questa tua breve ma apprezzatissima partecipazione al podcast. Per prima cosa volevo chiederti di togliermi una curiosità, cioè come hai conosciuto Benjamin e Joshua e come è nato questo documentario. Ho incontrato Benji e Josh per caso in una giornata di sole mentre parcheggiavo lo scooter. E ho provato a fermarli per chiedere se avessero voglia di lavorare con me, dato che trovavo la loro estetica meravigliosa e dato che mi ricordava i protagonisti dei film di cinema indipendente americano che tanto amo e che mi hanno formata, quelli di Larry Clark, di Harmony Korine. E quando però ho provato a chiamarli, i ragazzi non si sono fermati. E in quel momento ho capito che avevano una disabilità intellettiva, avendo io in precedenza lavorato con ragazzi con questo tipo di disabilità, e li ho lasciati andare. Salvo poi chiedermi se non avessi lasciato scappare una bella storia. Quindi ho deciso di cercarli e ho chiesto nei negozi circostanti, nei bar, se qualcuno li conoscesse. Per fortuna Benji e Josh sono i figli di Sergio e Monica Israel, che sono gli ex proprietari di un locale storico milanese che si chiama Le Scimmie, e quindi sono molto conosciuti in zona. Quindi sono riuscita ad entrare in contatto con la loro mamma, mi hanno dato il suo numero di telefono. Le ho telefonato senza sapere bene che cosa dirle, quindi le ho detto che avevo visto i suoi figli e che li trovavo bellissimi. Lei si è trovata immediatamente d'accordo e quindi le ho chiesto di guardare i miei lavori e le ho detto che se le fossero piaciuti poteva richiamarmi. Ho aspettato quella chiamata, che è arrivata dopo circa 3 giorni, e ho fissato un incontro con i gemelli, e a quell'incontro sono andata con i miei sceneggiatori, Irene Polin Giolai, Emanuele Milasi e Alessia Rotondo. Siamo andati ad incontrarli nella loro casa di Cusago ed abbiamo iniziato ad instaurare un rapporto con loro.
e dopo aver fatto vari brainstorming tra di noi su cosa potessimo raccontare di questi gemelli così magnetici, abbiamo deciso che la cosa più interessante era raccontare la loro visione del mondo e della realtà. Ti ho seguita moltissimo sui social, soprattutto su Instagram, e ho visto che hai letteralmente accompagnato questo film per mano in decine di cinema in giro per l'Italia. Com'è stata questa esperienza? Com'è stato avere un rapporto così diretto con il pubblico di La timidezza delle chiome? Sì, è corretto. Ho accompagnato La timidezza delle chiome a moltissime proiezioni in Italia e anche all'estero, coinvolgendo anche Benji, Josh e tante volte anche gli sceneggiatori. Questo ha fatto sì che si creasse un rapporto veramente molto stretto con il pubblico del film, che poi ha fatto un passaparola grazie al quale poi il lungometraggio è stato guardato. E io sono molto grata al pubblico della timidezza delle chiome per le domande intelligenti e sempre inaspettate che fanno a fine proiezione. C'è moltissima curiosità soprattutto riguardo al mix tra i generi, perché come ben sai è un ibrido tra realtà e finzione, quindi fa porre allo spettatore moltissime domande. Quindi vi ricordo La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, disponibile su Amazon Prime Video. Questa è veramente una visione che vi consiglio di affrontare con i vostri figli, o veramente se lavorate nelle scuole con i ragazzi, stra consigliato. È un film che vi dà tanto. E adesso lo abbiniamo, attenzione, non ad una birra, perché parlando con la regista Valentina Bertani, lei mi ha detto che è completamente astemia, quindi io, per rispetto della sua astemia, si dice astemia? Ok. Quindi io, per rispetto della sua astemia, abbinerò il suo documentario ad una kombucha. Tra l'altro non è che mi allontano troppo dal mio topic birraio, perché tra la birra e la kombucha ci sono diversi punti in comune. La kombucha ha pochissimi gradi alcolici, stiamo parlando di 0,5 gradi alcolici, ed è il risultato di una fermentazione di un tè. Quindi fondamentalmente si prepara un tè e lo si lascia a fermentare con un fungo che viene chiamato scooby, e questo fungo al suo interno contiene diversi lieviti naturali, tra cui un lievito che viene usato anche nella birra, e sto parlando del Brettanomyces bruxellensis, che gli appassionati di birra sanno che è il lievito che viene usato per fare le birre acide. Essendoci questo lievito nello scooby, ovviamente anche la kombucha ha una sua punta di acidità. Proprio per questo le kombucha vengono fruttate, quindi vengono aromatizzate con sciroppi o addirittura la frutta intera. E infatti io abbino alla timidezza delle chiome una kombucha al mango, perché è il mio frutto preferito. Quindi vi ricordo di nuovo La timidezza delle chiome di Valentina Bertani su Amazon Prime Video, abbinato ad una kombucha, perché noi apprezziamo tutte le diversità, basta che siano buone da bere. E in particolare questa kombucha è di una ditta che si chiama Karma, una ditta francese, la trovate nei supermercati bio di tutta Italia. Comunque ce ne sono anche buone fatte in Italia, ne parleremo più avanti. E quindi, che dire, dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta, e mai come stavolta non fermatevi alla prima.